City Report. Cari amici, City Report, dove siamo oggi di bello, Hermes? Oggi siamo alla stazione di Porta Garibaldi, per l'ennesima volta. Mese di aprile, giornata del G17, non 7, 17, esatto. Perché non si sa più chi c'è dentro e chi c'è fuori. Vi facciamo vedere un po' di cosine. Ricordate che c'era stato uno sgombero? Mi sa che è durato poco. Andiamo. Ed eccoci, partiamo da sopra il ponte, vediamo che cosa possiamo vedere da sopra il ponte. Già da qui notiamo dei rifiuti che arrivano chiaramente da dei bivacchi. Guardate qui. E voi direte, è tutto qui? Mica troppo, perché poi anche dall'altra parte non è che è molto meglio, Ma la cosa divertente di tutto ciò è che nel mentre noi siamo qui che riprendiamo e c'è gente che urina lungo la strada, dall'altra parte, mentre le macchine scorrono, ci sono i bambini che fanno le loro feste. Incredibile, Tra super bolidi che corrono sopra il ponte. Andiamo a vedere un attimino cosa c'è sotto. Direi una bella schifezza anche qui. Assolutamente sì. Hermes, direi che possiamo allora scendere e andare a vedere quello che succede. Ed ecco che facciamo sta famosa discesa insieme all'amico Hermes della scalinata famosa, dove tra vetri e schifezze varie, guardate che roba, non è proprio un qualcosa di igienico. C'è da dire che tutte queste bottiglie rotte non sono un bel segnale, Vabbè, proseguiamo, va. Ed ecco la scala famosa. Allora, sicuramente già qui direi che l'immondizia è più che sufficiente. Proseguiamo. Ed eccoci nei passaggi sotto i ponti. Già da qui si nota il disagio. Ma sbaglio o Hermes hai trovato un reggiseno? Sono quelle cose che non ci capaciteremo mai di come possono finire in certi luoghi. Alla stazione, luogo del divertimento, Corso Como, tutte le sue discoteche, e vi ricordo che oggi è un giorno della settimana, siamo ad aprile, c'è il G17, come lo chiamo io, non il G7, in giro, le strade del centro sono state tutte pulite, qui invece è ritornato il caos più becero. E voilà, vediamo l'altro pezzo qui, perché ormai è tutto uno schifo sto posto. Allora, chiaramente la macchina vi può far vedere qualche immagine, ma l'odore che c'è da queste parti non ci crederete nemmeno. Questo è l'angolo caccatoio, perché ormai siamo specializzati negli angoli caccatoi qui. Questo è un altro. Ma ci spostiamo ancora, stando sempre ben attenti dove si cammina. Beh,
c'è da dire che già che c'erano, visto che c'è un tubo che scroscia acqua qui, potevano lasciarla aperta l'acqua, almeno andava via un po' di fogna. Ed eccoci nell'angolo più degradato, che è quello che poi alla fine è stato sgomberato. E guarda caso, come vedete, sta dormendo nonostante l'ora. E qua ci sono tutte le sue cose, non lo svegliamo. L'odore di urina è incredibile. Adesso andiamo a vedere cosa c'è sotto. È tutto uno spettacolo sta stazione di Garibaldi, veramente. E qualcosa Hermes che secondo me richiederebbe l'intervento di una bonifica. Guarda che schifezza, guarda. Queste qua sono tutte le varie carte igieniche che vengono usate per i servizi, esatto, per i servizi igienici. Si vede là anche contro il muro che la roba è schifosissima, però è la realtà di quello che succede qua sotto, purtroppo. Sì, il muro è completamente defecato, come potete vedere dalle immagini di Tullio. Vabbè, proseguiamo, andiamo a vedere più avanti, magari sarà un po' meglio. Ma ed eccoci nella discesa famosa, anche qui odori, meglio non parlarne, il rumore è assordante. Questo è un altro degli ingressi, come potete vedere anche qui non è che stiamo messi molto meglio, eh? Guardate anche qui. Qui c'erano tutti i bivacchi e qualche nuovo pernotto è tornato. Eh sì, abbiamo qualche nuovo pernotto anche qui. A questo momento sono tutti via, perché giustamente si va a cercare da mangiare, oggi è una bella giornata. Okay, è questo. È la maniera di entrare, esatto. La serratura per entrare, esatto, nei capanni coperti, qui nei bivacchi coperti. Quindi questa messa in sicurezza è veramente penosa. Qui si vede che non passa molto spesso a fare qualche controllo, anche perché guarda, qua tre scamate, qua dove non ce ne doveva più neanche essere uno, perché le persone dovevano essere sistemate. Invece torniamo a vedere nuovi giacigli, nuovi bivacchi, ed eccone un altro. Come vedete c'è ancora, come ai bei tempi, famose saponette, i famosi generi di prima necessità, la carta, addirittura abbiamo anche le ciabatte Hermes qua. Sì, sì, ho visto. Guardate qua le ciabatte. Diciamo che le transenne non sono servite a molto. No, anche perché le aprono e le chiudono, esatto, loro come vogliono. Esatto, quindi... Ma anche qui comunque, che invece è parte comune, c'entrano le macchine della ferrovia di Garibaldi, devo dire che è una schifezza unica, è una pattumiera unica. Guarda qui. Prova a aprire la porta. No, c'è un lucchetto, mi sa. Ok. Queste sono altre bottiglie di urina. E va bene. Tutto questo per aggiornarvi, guardate la porta. No, adesso è chiusa. Hanno cercato in ogni modo di poter scardinare per poter entrare. Cosa hanno fatto secondo te? Penso che con un bastone, un piede di porco, abbiano cercato in ogni modo di poter scardinare. Per poter entrare.
interessante all'interno. Beh, già dall'esterno direi che siamo messi sempre meglio, eh? La Milano del G7, aprile, risaliamo, va? Comunque c'è da dire che rispetto a prima sono molti meno. Certo, da quando è stato transennato sono diminuito i... Ma eravamo arrivati proprio a zero, e quella è la cosa, esatto, che mi preoccupa. Esatto. Mentre invece qui vedo che si sta ripopolando, Esatto, credo che quando arriveremo in estate sarà esattamente come prima. Quindi dici che non cercano più neanche il riparo dalla pioggia, è proprio un posto tipo avere una casa. Esatto. Va bene. Questo è uno degli accampamenti storici di Milano, è uno dei più vecchi. Pensate che bello, eh? Abbiamo addirittura gli accampamenti abusivi storici, a parte tutta la monnezza anche qui. E adesso vi portiamo a vedere un'altra cosa qui, Porta Nuova, chiaramente la stazione. City Report.